Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Altri guai per l'ex assessore regionale lombardo Massimo Ponzoni, PDL, alle ultime elezioni con 11.069 preferenze, primo degli eletti di Monza e Brianza. Il Desiano è indagato dalla Procura di Monza con l'accusa di corruzione. Settimana scorsa la Guardia di Finanza gli ha consegnato un avviso di garanzia su ordine del PM Walter Mapelli. Ponzoni infatti avrebbe ricevuto un pagamento di 250.000 euro da parte di un gruppo interessato a un'operazione urbanistica ad Desio. L'inchiesta è gestita da Mapelli insieme al pool antimafia della Procura di Milano, coordinato dal procuratore aggiunto Ilda Boccasini. L'impresa, secondo l'accusa, sarebbe infatti ricollegabile alle cosche. Tutti i 22 dipendenti dell'Interfila di Barlassina saranno assunti nella sede di Limbiate entro l'estate, al termine della cassa integrazione straordinaria. Si conclude positivamente la trattativa sindacale avviata dopo la chiusura definitiva dello stabilimento di Barlassina. La discussione si avvalsa dell'aumento considerevole delle commesse che hanno interessato negli ultimi mesi l'Interfila e alla fine i referenti della proprietà hanno accettato di integrare l'intero personale che era arrivato alle Imbiate dopo la chiusura della sede di Barlassina. Hanno atteso l'arrivo del portavalori. Poi sono entrati in azione armati di pistole e fucili a pompa. Intorno alle 13.30 di ieri, quattro persone hanno rapinato il centro scommesse Intralot Italia di Brugherio. Il comando ha agito dopo che la guardia giurata ha prelevato il contante dal punto scommesse cittadino. I carabinieri intervenuti sul posto stanno indagando. Il bottino stimato è di circa 15.000 euro. È guerra totale contro l'uso di sostanze stupefacenti. La polizia locale di Medo utilizzerà i drug test. I tamponi rilevano sette tipi di droghe: metanfetamine, cannabinoidi, cocaina, anfetamina, morfina, pentaciclina e diazepam. L'utilizzo è molto semplice, basterà tenere il tampone in bocca per qualche secondo e il rilevatore si attiverà con la saliva. Si dovrà quindi lasciare il tampone sulla superficie piana per alcuni minuti e la rilevazione sarà fatta. Verrà indicata la positività o la negatività oltre un certo limite delle diverse sostanze. E adesso guardiamo insieme il servizio sulla mostra di Aligi Sasso che si è tenuta in Villa Filippini a Besana Brianza e che durerà fino al 4 luglio. Buonasera a tutti, grazie a nome dell'associazione e mio personale di essere intervenuti a questa manifestazione. 31 marzo e 17 luglio 2000, queste due date vengono questa sera ricordate. 31 marzo 2000 la nascita dell'associazione, 17 luglio la scomparsa di Aligi Sasso. Sulla figura di Aligi Sasso poi il curatore di questa mostra, professor Giovanni Faccenda, vi intratterrà meglio di quanto lo possa fare il sottoscritto. Come presidente dell'associazione mi limito un po' a ricordare che l'associazione è nata con lo scopo di tenere viva l'attenzione e l'interesse sulla figura di Aligi Sasso e attraverso Aligi Sasso proporre al territorio l'arte contemporanea italiana e straniera. Noi come provincia di Monza e Brianza siamo nati da non molto, ma vogliamo essere vicini al territorio perché così è, così deve essere. Recuperare la nostra cultura da una parte, e mi riferisco a questa splendida villa che in parte è stata recuperata, in parte esternamente lo dovrà essere, probabilmente anche l'interno, così come il parco che avete. La mostra di Aligi Sasso. Sasso è molto presente in Brianza, ha sparpagliato un po' dappertutto le sue opere. Proprio ieri ero a Seregno, vicino ai Frati, c'è una casa con uno di quegli affreschi che qualche anno fa erano stati fatti per Seregno e sono quasi tutti sui muri di Seregno e sono quasi tutti spariti. Semplicemente ricalco le osservazioni interessanti dell'assessore alla cultura provinciale quando colloca questa mostra di qualità, colloca questo nome e colloca questi appuntamenti ricordati prima da Masseino che ci hanno offerto momenti alti e l'incontro con l'eccellenza. Li colloca in un contesto anche urbanistico, ma soprattutto urbanistico interessante, paesistico,
ma soprattutto li colloca in un contesto culturale e non a caso ha ricordato Eugenio Corti. Prima di passare la parola al curatore, ho lasciato per ultimo un ringraziamento che mi sembra il ringraziamento più importante, che è alla nipote di Aligi Sassu. Come italiani dobbiamo sentirci orgogliosi nel pronunciare il nome di Aligi Sassu. Sassu è il Novecento e il Novecento. Sassu nasce in un anno, il 1912, in cui già è successo molto nell'arte del XX secolo. Picasso ha già dipinto tra il novembre del 1906 e il marzo del 1907 le Damoiselles d'Avignon. Marinetti ha già pubblicato a Parigi il manifesto sul futurismo, De Chirico ha dipinto a Firenze nel 1910 il primo quadro metafisico e Kandinsky a Monaco ha già realizzato il primo acquerello astratto. Ed ora le previsioni del tempo per domani, mercoledì 26 maggio. Su Alpi, Prealpi ed alta pianura occidentale il cielo sarà nuvoloso, altrove poco nuvoloso con annuvolamenti dal pomeriggio. Su nord-ovest Eurobia rovesci sparsi dal pomeriggio con possibile interessamento dell'alta pianura occidentale verso sera. Temperature minime stazionarie tra i 13 e i 17 gradi e massime in lieve calo tra 26 e 29 gradi. Io vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento per domani. Una buona serata a tutti.